Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti nella mia cucina. Questa è la mia prima video ricetta. Sono emozionatissima, oggi vi proporrò un dolcino a strati, light e sano. Sono famosissima per i dolcini a strati, se mi seguite mi conoscete come My Evolution Body. Comunque partiamo subito, vi presento un attimino gli ingredienti. L'ingrediente principale di questa ricetta è lo yogurt, questa volta non lo utilizzo greco ma utilizzo questo di Alpro alla mandorla, molto buono, poi semi di chia, poi in questo boccaccio non si presenta in modo eccellente ma c'è la mia Nutella fatta in casa, se volete poi la video ricetta ve la farò. Come quarto prodotto ho il miele biologico d'arancio, questo lo produce il mio papi, guardate che bel colorito. Poi come quinto abbiamo la crusca d'avena biologica, che è molto buona, regolarizza l'intestino e nei dolcini a strati solitamente la metto molto frequentemente. Come altri ingredienti abbiamo le mandorle affettate e le bacche di goji. E poi come ultimo vi presento le fette biscottate integrali della Mulino Bianco con la nuova ricetta. Partiamo subito, primo step. Dobbiamo prendere 3 di queste fette biscottate e spalmarci sulla Nutella. Non troppa perché sennò poi disgusta. Non preoccupatevi se si romperanno le fette biscottate, è normale. Ok, abbiamo finito, abbiamo preparato le 3 fette biscottate con la Nutella di sopra. Vi ripeto, se si rompono non vi preoccupate, è normale. E poi vado ad aggiungere un po' di yogurt. Ok, perfetto. Poi vado a mettere un po' di crusca d'avena, giusto poca per ogni strato. Vado a rimettere un'altra fetta biscottata, poi un po' di yogurt. Mi sta uscendo più bene. Poi metto un po' di crusca d'avena bio. E poi l'ultima fetta biscottata, yeah! Ha un aspetto, ragazze, io guardate, non vi dico niente, ha un aspetto invitante già da adesso. Comunque abbondo come yogurt. Ok. Anche per i bordi, per le fette biscottate non fatevi rimanere senza yogurt, ma mettete come riuscite. Se cola un pochettino il bordo non vi scoraggiate perché è normale. Ecco qua. Bene, adesso che ho finito con lo yogurt c'è la parte più impegnativa, cioè la decorazione di sopra. Di sopra metterò un po' di bacche di goji. Prima le bacche di goji le metterò farò delle strisce di bacche di goji. È molto invitante. Vado a riempire tutti i buchini e poi faccio uno strato di mandorle affettate che avevo fatto vedere prima. E poi semi di chia. Semi di chia sapete che anche essi regolarizzano l'intestino come la crusca d'avena. Ne metto pochi perché non si può esagerare. Ok, perfetto. Poi ovviamente tocco di classe un po' di miele. Ne metto un mezzo cucchiaino.
Se volete renderlo più goloso, io mi voglio mantenere sul leggero, aggiungete delle scaglie di cioccolato fondente dal 70% in su. Questo è il risultato. Io non so se lo potete vedere. Vi ricordo che questo dolcino deve riposare tutta la notte e domani mattina lo gusterò con una bella tazza di tè verde. Queste ne farò tanti di video, perché io ho molte merende diverse, vario molto su questo perché mi piacciono veramente tanto. E niente, io vi mando un grosso bacio, spero di avervi tenuto compagnia, vi invito a iscrivervi a questo canale YouTube e al prossimo video, ciao!